Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca, un dramma, carabiniere ferisce il marito e poi si spara, la procura indaga. Si sarebbe uccisa sparandosi un colpo di pistola nella sua abitazione a Siracusa, un sottufficiale dell'arma maresciallo dei carabinieri di 32 anni, originaria del Lazio. La tragedia è avvenuta nell'abitazione dove la donna viveva con il marito, un poliziotto pugliese di 45 anni, sposato a maggio, che è rimasto ferito al ginocchio da un colpo di arma da fuoco. Sembra nel tentativo di disarmarla, come riporta l'ANSA. Il procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, ha aperto un'inchiesta e delegato le indagini alla squadra mobile della Questura e al reparto operativo dei carabinieri del comando provinciale. Il PM Marco Di Mauro, che coordina le indagini, ha disposto il sequestro dell'immobile e delle armi in uso alla donna e al poliziotto e inviato ai militari del RIS per i rilievi scientifici e gli accertamenti balistici. La procura ha disposto l'autopsia e un sostituto procuratore è nell'ospedale dove è ricoverato l'agente per interrogarlo. Intervento della Guardia di Finanza, evade il fisco, un imprenditore e un sequestro milionario. La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito il sequestro preventivo per un ammontare di 1.528.000 euro nei confronti di una società che opera nel settore di lavori di meccanica generale nella zona industriale siracusana, nonché nei confronti del suo amministratore. L'attività investigativa del nucleo di polizia tributaria di Siracusa, coordinata dal procuratore capo Francesco Paolo Giordano e diretta dal sostituto procuratore Salvatore Grillo, trae origine da una verifica fiscale conclusasi nel mese di ottobre del 2016, al termine della quale è stato denunciato alla procura il legale rappresentante della società per avere utilizzato fatture per operazioni inesistenti e per aver omesso il versamento di IVA. Attraverso l'incrocio delle banche dati in uso al corpo, l'attenta attività di intelligence e di controllo economico del territorio, i finanzieri sono riusciti ad individuare importanti elementi per poter indirizzare in maniera più efficace i necessari controlli. Il giudice per le indagini preliminari, Carmen Scapellato, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme di denaro nella disponibilità della suddetta società e del suo rappresentante per l'ammontare di 1.528.000 euro, pari all'importo delle imposte evase. Sono stati quindi sottoposti a sequestro 6 conti correnti bancari, un'autovettura e quote parti di 2 fabbricati e di un box, alla fine di assicurare un effettivo ristoro alle casse erariali, restituendo alla collettività risorse illecitamente sottratte. Consiglio comunale, in discussione anche una proposta di revoca del ZTL per alcune multe contestabili. Consiglio comunale, tra gli argomenti anche le multe per chi ha superato erroneamente la ZTL in ingresso ad Ortigia. Il consigliere Castagnino chiede un intervento per evitare che l'ente subisca contenziosi e sosi. L'assessore alla viabilità Abela risponde. ZTL ad Ortigia, all'ingresso al Ponte Santa Lucia, c'è un pannello che indica quanti siano i posti liberi nel parcheggio di Ortigia, quello di fronte al Grand Hotel. C'è un problema, a volte si entra perché ci sono i numeri liberi, però poi il tempo di arrivare già sono stati occupati. Da qui? Da qui l'esigenza di procedere intanto con un'ordinanza, a mio avviso, di revoca di tutte le sanzioni e di tutti i verbali, quindi di eventuale infrazione a questa procedura. Al fine di garantire sia il conducente che l'ente, perché l'ente vedrebbe una mole di contenzioso rilevante. Contestualmente ho presentato una mozione, con la mozione chiedo un'ordinanza di revoca e una rettifica della procedura in essere con sospensione della stessa fin quando non sarà garantita una procedura che renderà trasparente e sicuramente certa tutto l'iter. Quindi ci sarebbe stato qualche problema per quanto riguarda l'ingresso nella ZTL di Ortigia e per quanto riguarda i numeri dichiarati liberi all'interno del parcheggio di fronte al Grand Hotel. Riguardo a chi cercherà in qualche modo di rivalersi, voi state però calcolando cosa? Sicuramente nelle fasi sperimentali qualche problema subentra sempre. Sì, c'è stato qualche problema relativo al parcheggio della Marina per quanto concerne i posti liberi e poi in effetti non era così.
Noi stiamo rivedendo un attimo con i gestori di poter dare un segnale alle persone di quello che è appunto cosa succede prima del Ponte Santa Lucia e poi all'interno. Ci sono diverse idee in ballo che vorremmo valutare insieme a loro, però sicuramente noi abbiamo ora un sistema, un software aggiornato e di ultima generazione che ci consente di andare a ispezionare poi i fotogrammi e i video, quindi chiunque poi volesse fare ricorso per quello che ha subito, senza ombra di dubbio potrebbe tranquillamente farlo. Il Libero Consorzio di Siracusa è senza tesoreria alla scadenza della convenzione col credito siciliano, due bandi sono andati deserti. Piove sul bagnato. Il Libero Consorzio Comunale è in cerca di una tesoreria. Due bandi sono andati deserti e il commissario straordinario Giovanni Arnone ha avviato la trattativa con istituti bancari per colmare la lacuna lasciata con il mancato rinnovo della convenzione con il credito siciliano. La situazione si aggiunge a quella già deficitaria della mancanza di stipendi per i 500 dipendenti del Libero Consorzio e per i 100 della partecipata Siracusa Risorse. La mancanza di una banca tesoreria, infatti, non consente all'ente di ottenere quelle anticipazioni necessarie per mantenere le spese ordinarie di personale. Sul caso dei dipendenti dell'ex provincia è piombato un silenzio preoccupante, denuncia il segretario della funzione pubblica della CGL, Franco Nardi. La politica sembra essersi lavata le mani e non ci sono soluzioni in vista. Il fatto che manchi anche la tesoreria aggrava la situazione perché in assenza di stanziamenti e persistendo il prelievo forzoso dello Stato, i dipendenti saranno costretti a rimanere per altri 4-5 mesi senza stipendio. Sulla vicenda interviene il deputato regionale Enzo Vinciullo, il quale lancia una provocazione. Visto che il Ministero dell'Interno si dimostra insensibile con l'ente pubblico siracusano, mantenendo il prelievo forzoso di 24 milioni di euro, il commissario Arnone si dimostri altrettanto insensibile mettendo in vendita la residenza del prefetto in Largo dei Cappuccini. È un immobile di valore che certamente sarebbe alienato, anziché tutte quelle case cantoniere e quelle ex caserme e stazioni che non sono appetibili. Sanità e la visita ieri del sottosegretario Faraone. Ancora troppe emergenze irrisolte nella provincia di Siracusa. Che cosa si sta facendo concretamente per realizzare un ospedale per evitare che i finanziamenti previsti siano definitivamente cancellati? Il quesito lo pone il parlamentare nazionale Pippo Zappulla, che lo gira al sindaco e al sottosegretario alla salute Faraone ieri a Siracusa. Zappulla sostiene la tesi dell'ospedale all'ex ONP per realizzare la cittadella della salute per un importante contenimento dei costi. Avevo chiesto di valutare con assoluta celerità e rigore sul terreno tecnico e legale, però se, come da taluni palesato, esistevano ostacoli di vincolo ambientale e paesaggistico insormontabili, in tal caso, senza alcuna perdita di tempo, si doveva procedere all'individuazione di un'altra area adeguata con i giusti e necessari spazi, con la viabilità indispensabile e liberato da ogni interesse affaristico. Dalle notizie non certo riservate in mio possesso, questi ostacoli giuridici non solo sono confermati, ma vengono dichiarati dalla Regione e dalla soprintendenza insormontabili. Per Zappulla, il sindaco di Siracusa ha il diritto e il dovere di assumersi la responsabilità di raccordarsi con l'assessore regionale alla sanità e con il direttore generale per individuare una soluzione e proporla alla valutazione delle commissioni e del consiglio comunale. E poi dice di non comprendere il silenzio omissivo. Come si risolvere la questione devono essere soggetti esterni non ben identificati. La verità amarissima è che se si perde ancora del tempo il nuovo ospedale di Siracusa diventerà un altro fallimento siracusano e siciliano. Scissione del PD, Marziano non lascia e appoggia la candidatura alla segreteria di Orlando. Partenze e riflessioni nel PD a Retuseo, mentre il deputato nazionale Pippo Zappulla lascia, considerando esaurito il suo percorso e passa a Democratici e Progressisti, l'assessore regionale Bruno Marziano invece resta. La motivazione? Appoggiare la candidatura alla segreteria di Andrea Orlando. Di fatto le strade dei due esponenti dell'area riformista così si dividono. Io sono da sempre, in questi anni sono stato vicino a Pierluigi Bersani, ne ho condiviso le battaglie interne e diciamo anche i tormenti all'interno del PD. E se non ci fosse stata la candidatura a segretario di Andrea Orlando, non avrei avuto un'opzione all'interno del Partito Democratico. La candidatura di Orlando torna a dare agli uomini di sinistra che sono dentro il Partito Democratico un'opzione politica. Ecco perché sottoporrò questo mio orientamento venerdì ad un incontro con i miei compagni ed amici, cioè con tutti coloro i quali in questo periodo
hanno formato assieme a me, hanno condiviso le opzioni della sinistra riformista del PD. È chiaro che lo farò senza imporre niente a nessuno e soprattutto in un rapporto di leale correttezza, diciamo, con il collega Zappulla che invece ha già scelto. Non ci faremo concorrenza, la vera concorrenza è quella di fare in modo che la candidatura di Orlando possa avere il massimo del risultato possibile, ove tutti assieme dovessimo fare questa scelta. Io avrei sperato che si potesse ricomporre l'intera componente di sinistra all'interno del Partito Democratico a seguito di questa candidatura. Molto probabilmente i percorsi erano già troppo spinti per potersi fermare. Ecco, però siccome io ho subito un personale tormento nella decisione da assumere, voglio condividere questa ipotesi con quanti sindaci, segretari di circolo, segretario provinciale, componenti degli organismi dirigenti hanno condiviso con me in questi 3 anni le mie e le nostre battaglie. Istituto del Dramma Antico, una tournée per i giovani attori dell'Inda. Da ventre anzitempo, lei lo generò, un fulmine colpì, la vita abbandonò. Ma Zeus prese il bambino e dalla morte lo salvò. Nascosto nella coscia, cucita con fermagli, occulto agli sguardi di Era, lo gelò. Giovani attori dell'Istituto del Dramma Antico di Siracusa pronti ad una tournée per l'Italia, ambasciatori del teatro classico e della cultura millenaria della città, presentato questa mattina anche il programma e la sinergia con l'amministrazione comunale per coinvolgere le scuole. È una delle cose che l'Accademia del Dramma Antico sta facendo nel suo programma di rilancio. Ora stiamo per entrare nei fasti della stagione e tra poche settimane non potremo che parlare di quello. Credo sia importante fare il punto su un'altra realtà che per l'Inda è fondamentale e non soltanto per l'Inda, anche per la città. I rapporti con la scuola dell'Inda sono fondamentali, è parte proprio dell'oggetto statutario il fatto di diffondere la cultura classica e quindi è fondamentale le scuole italiane e le scuole siracusane. Certo che le scuole di Siracusa sono diciamo, più vicine a noi, più importanti e abbiamo un rapporto più stretto. Quello che io voglio fare è portare l'Inda fuori dall'Inda anche. Certamente per quello che si può, nel senso che anche l'immagine che a me piace utilizzare, essendo a Siracusa, è quella archimedea, no? Di trovare un fulcro, un punto e con la leva sollevare il mondo, il punto, il fulcro è Siracusa e sfruttando quello e la leva delle nostre capacità possiamo fare molto anche fuori Siracusa. L'obiettivo è stato proprio questo, legare il lavoro dell'Inda al lavoro che l'amministrazione sta facendo con Siracusa Città Educativa e quindi investire sui bambini, ma anche fare in modo, appunto, come si diceva prima, che l'Inda diventa un patrimonio per i cittadini attraverso quello che possono essere laboratori didattici che legano l'attività dell'Inda e dell'Accademia a quello che può essere la formazione dei nostri cittadini e quindi la avvicinano al teatro proprio in una logica di teatro che si sposta all'interno della città. È stato ritrovato l'anziano, ricorderete, scomparso da casa, tanta la preoccupazione dei familiari, l'uomo è stato ritrovato. È stato ritrovato nella località balneare di Ognina con l'ausilio delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco Sebastiano Biondo, un pensionato 71enne che nel pomeriggio di sabato scorso, dopo essere rientrato nella propria abitazione, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Dopo la denuncia del figlio alla questura di Siracusa, sporta al momento della scomparsa, nel pomeriggio di ieri è stato attivato dalla prefettura il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che prevede il coinvolgimento di diverse componenti istituzionali e di volontariato per lo svolgimento delle attività di ricognizione e ricerca. Le attività coordinate dalla prefettura hanno visto il diretto coinvolgimento della questura, comando provinciale dei carabinieri e comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa, con il concorso delle unità cinofile del comune di Siracusa e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile comunale e regionale. Le ricerche cominciate nel pomeriggio di domenica hanno avuto oggi esito positivo con il ritrovamento dell'uomo scomparso, apparso ai soccorritori in buone condizioni di salute, presso un fondo agricolo a circa 1 chilometro dalla provincia
propria abitazione, da dove si era allontanato. Il prefetto Giuseppe Castaldo esprime apprezzamento per le attività svolte con tempestività ed efficacia e ringrazia tutte le componenti istituzionali ed il volontariato per la disponibilità dimostrata e per l'impegno profuso, che hanno consentito il positivo esito della vicenda. Ancora problemi in via Piave per l'interruzione dell'erogazione del servizio di energia elettrica per alcuni lavori. Tornano a protestare residenti e commercianti di via Piave per la sospensione dell'erogazione di energia elettrica a causa di lavori nella zona. Un problema ciclico, denunciano, che per 8 ore blocca il quartiere. Benissimo, anche questa mattina per l'ennesima volta interruzione elettrica dalle 8 del mattino e fino alle 16:15. Non esistiamo. Perché tutto quello che è stato detto prima, grazie anche a voi della televisione, non è stato recepito da nessuno. Nessuno ha interessi, o meglio dire qualcuno ce li ha gli interessi perché si deve fare il proprio lavoro, ma certamente non guarda gli inconvenienti che viene a causare a tutti noi che cerchiamo di lavorare e guadagnare la pagnotta ogni giorno. E gli inconvenienti che, mancando l'energia elettrica, nessuno può lavorare dalle poste italiane non possono esercitare, mancando l'energia elettrica, bar, macellerie, la qualsiasi, tutti quanti hanno questo serio e problematico inconveniente. Questa non sarà sicuramente l'ultima, ce ne sarà ancora qualcun altro, però mio malgrado tutti constatiamo che nessuno recepisce nemmeno i vostri messaggi. Caricattini Bagni, nel corso della notte i carabinieri hanno arrestato in flagranza del reato di minaccia aggravata e detenzione illegale di arma da sparo e munizioni un 67enne Michele Mangiafico. Nel corso della notte la segnalazione da parte della convivente dell'uomo, la quale in preda alla paura ha chiamato il 112, ha chiesto il loro intervento dicendo che l'uomo la stava minacciando di morte. Arrivati sul posto, i militari hanno bloccato Mangiafico, ancora in stato di agitazione, e hanno accompagnato in caserma la donna, dove ha ricostruito quanto l'era appena accaduto. E per noi è tutto, era l'ultimo servizio, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.